male a perché palla comunque il con primo tanto tempo abbiamo un entusiasmo, po' sofferto, però il secondo rischio di tempo essere secondo me ce la presi siamo sulla giocati alla sfera, grande finale magari e riuscire fa ad male anche iniziare perché il una rigore partita dubbio a 5 molto minuti dalla attesa fine, adesso da capolista e sì, tifosi è rosichiamo. abbastanza Non strano. abbiamo Per il concretizzato quelle poche resto palle che abbiamo avuto ho e una in quello squadra dobbiamo veramente migliorare intelligente che si perché rende sia conto io, Foggia, quando Bacio fa bene e Terracino, quando abbiamo fa avuto delle buone gol palle per far gol, infami, ma in cui sa che è ha uscita di tanto da poco, migliorare, e abbiamo questo secondo sbagliato me la è un scelta, buon quindi risposta. mi sembra che Sappiamo comunque il Teramo che ne esca a testa alta abbiamo perché secondo veramente me preso la e ci partita sono l'abbiamo delle fatta, squadre che soprattutto il sono secondo davanti, tempo, come hai sono detto te, davanti quindi all'avversario. Per noi sì, sì, poi dispiace il uscire fatto di sconfitti, prova ma usciamo a è testa alta alla un'avversità grande. Nel primo tempo venire c'era un a rigore come reclamato siamo, da voi a che su un distanza siamo fallo da in quelle area che su prima Foggia. sì, io ho visto da del campionato dietro, mi erano sembrava netto il completamente fallo, anche Foggia tutti ma partita ci ha molto ribadito che il difficile, la rigore favorita ci e il fosse, favorito quindi perché anche la dispiace Ferrari anche su per un quello. punto di Dovevamo vantaggio cercare di quando prendere bene le misure, perché non perde ci la lasciavano posizione noi attaccanti, magari di farci prendere palla tra le linee, erano belli stretti, non è stato facile. Poi il secondo tempo loro sono scesi, abbiamo preso un po' le misure e siamo usciti fuori noi. C'è grande rammarico, il risultato più giusto sarebbe stato il pari, lo ha riconosciuto anche il tecnico del Vicenza. Sì, assolutamente, 0-0, nessuno diceva niente, quindi questo ancora ci deve dare più forza perché comunque venire qua e giocarci la partita contro il Vicenza non è una cosa comunque positiva. Dispiace molto perché insomma, la partita era indirizzata verso lo 0-0, c'erano state sicuramente delle occasioni, ma eravamo stati bravi a contenerli e a ripartire bene. Prendere un rigore così all'85esimo sicuramente ci fa male, visto anche quello che non è stato dato il primo tempo, che a mio modo di vedere era molto più chiaro. Niente, quello su purtroppo Foggia, sì, eh? quello su Foggia. Purtroppo siamo stati sfortunati dal punto di vista degli episodi arbitrali questa volta, perché anche nel primo tempo c'era un'entrata a gamba tesa di me su di me di Bangu già ammonito, invece insomma, anche l'espulsione è arrivata in modo molto, molto diretto e molto senza pensarci molto, mentre il primo tempo non ha fischiato nemmeno fallo. Peccato, insomma, capitano anche queste situazioni, queste partite, e noi dobbiamo pensare alla prestazione. È inutile stare a pensare di aver perso questa partita, ripartiamo da quello di buono che è stato fatto. È chiaro che si può fare molto molto di più, ma sapevamo anche il valore dell'avversario, quindi continuiamo a lavorare e pensiamo già alla prossima. La partita l'avevamo preparata sicuramente contenendo e ripartendo, però è chiaro che loro hanno una qualità importante, sappiamo insomma quanto sono bravi soprattutto davanti e quindi dovevamo cercare di limitarli e poi ripartire come detto. Nel primo tempo l'abbiamo fatto molto bene, anche se hanno avuto le loro occasioni, ma come penso sia normale che sia. Noi non siamo riusciti a creare molto nel primo, ma un po' di più nel secondo, però io penso che, come ho detto, ripartiamo dalla prestazione del collettivo e dalla voglia di squadra di portare anche solo anche un punto Ecco, ma ci da una sta. casa aperta.